Wilson, molto probabilmente non siamo in grado di vincere una partita in questa stagione appena uscita. Però, come promesso, possiamo acquistare tutti i livelli del Battle Pass, ed è proprio quello che faremo. Mi raccomando, ragazzi, per qualsiasi acquisto farete nel negozio, usate il codice creatore Stepney. Eccolo qua, tutto quanto a disposizione. Stiamo per comprare tutti i tire possibili e immaginabili. Già questo qui è incredibile. Siete pronti, ragazzi? Sì, signor capitano. Oh mio Dio, quanto costa? Tipo 9.000 e qualcosa, può darsi? Più di 9.000? Quasi 11.000 V-Bucks. E va bene, vediamo un po' che cosa abbiamo. Vabbè, allora, il Kitsune, personaggino da mettere sulla schiena. Vari sfondi, questo deltaplano è particolarmente bizzarro, però si colora mentre atterri, figo, molto carino. Un balletto. Magari mettono ancora più cose riguardo gli egizi, chi lo sa, è molto probabile. Come si espanderà la mappa di Fortnite? Backpack Spiked Satchel. C'ha vari stili, quindi andremo poi successivamente a scoprirli. Questo deltaplano sembra incredibile. Wow, è tipo la piattaforma da DJ di Jaden. Altro drop interessante col beat, tipo volumi della musica che vanno avanti e indietro. Un altro stile, sempre per il Kitsune. Così stanno cercando di fregarci, però anche questo qua è molto bello, con gli occhi azzurri, davvero molto carino, molto molto carino. Questo cos'è? Blowing bubble, proprio per sbeffeggiare i nemici al meglio. Un nuovo lama. E beh, che ti pareva non potessi mettere qualcosa di super zarrissimo all'interno del gioco, no? È il minimo indispensabile ogni volta. Abbiamo i lanci della bottiglia e il lama senza maschera, ok, quindi sarà a stili. Questo piccone mi piace. Una mimetica completamente viola, con tutti i materiali che c'erano sul cubo. Questa la utilizzeremo sicuramente. Un altro balletto. Che cos'è? Ma è quello di La Casa de Papel? No, magari mi sbaglio. Molto probabilmente mi sbaglio, ragazzi. Un altro stile per il Kitsune. Bello, tutto nero, sembra Umbreon. No, vabbè, questo è uno dei più belli in assoluto. Eila! Pixel Pilot. Molto retro. Brick Neck. Sì, certo. Voglio vedere che lo rifarà nella vita reale. Si spaccherà sicuramente l'osso del collo. Eternal Voyager. È lui o non è lui? Questo è quello col teschio, raga. Dobbiamo sbloccare poi i livelli successivi, ovviamente, una volta che l'avremo ottenuto. Ce n'è già uno disponibile, però. Questo è fighissimo, raga. Lo andiamo a utilizzare assolutamente in partita. Cosa? Come, quando, perché? Un dragone della morte che è il più bello in assoluto che abbiano mai fatto, vabbè. E Ultima Night. Skin di questo Battle Pass, devo ammettere, davvero fighe. Mettiamo subito fra i preferiti quelle che ci piacciono di più in assoluto. Lui è assolutamente fra i preferiti. Andremo ad utilizzare questo qua. Non possiamo, purtroppo, perché dobbiamo arrivare al livello 60 per metterci il teschio. Però lo possiamo mettere intanto in questo modo qua. Il deltaplano, senza dubbio, voglio mettere quello del dragone, che finisce fra i preferiti, insieme anche a questo qua, ma anche a questo qua. Siamo pronti, ragazzi, che ne dite? Però il drop che mettiamo è questo qua con l'overlay. Tutti vogliono il lama di Stepney. Ogni volta che c'è il cambio stagione succede qualcosa di strano. In questo momento c'è una barra nera sopra e una barra sotto. Ce ne andiamo a Paradise Palms. Secondo me una partita basta e avanza, raga, vinciamo subito. Ma qual è il problema? Cosa sta succedendo? Ah, beh, bene, mi sembra giusto. Un Gundam ci sta già sparando. Speriamo che non si avvicini, altrimenti potremmo avere un grossissimo problema. Questo piccone è molto figo, però c'è un problema, fa un casino allucinante. Ehi là, amico mio, ma dove vai? Ma dove vai? Gli ho rotto praticamente lo scudo, è massacrato quel tipo, eh. Granate a più non posso in faccia al tipo, vediamo cosa riesco a fare. Sta scappando. No, dobbiamo ucciderlo, raga, non possiamo farlo scappare, non esiste. Si sarà buttato sicuramente qua dentro. E noi adesso lo massacriamo bene bene. Pozione da 50, prendo io, grazie. È sparito, non c'è più. Date il benvenuto ai nuovi ninja, ragazzi, che svaniscono nel niente in questo modo imbarazzante. C'è un tipo qua. Ehi là. È sopra di me, eh. Non ho materiali, devo scendere. Ma smettila, pazzo malato. Oh cavolo. Ma l'ho saltata! Cambiamo il piccone per piacere. Solo questo, nient'altro. Va bene shoppare tutto il Battle Pass, ma adesso dobbiamo concentrarci. Andiamo a Picco Polare. Casa mia, non c'è più il castello. Lo so bene, ragazzi, purtroppo. Ci arrangiamo con qualcos'altro. C'è qualcuno al piano di sopra. Bene, sarà sicuramente molto divertente. Dov'è? Dov'è andato?
è sopra. Ok, è sopra. Quindi che gli fai io? Muori, grazie. Che culo che l'ho preso in testa. Sennò ciao Stepney. Dove va quello? C'è un tipo che sta cercando di scappare. Secondo me perché non aveva molta vita. Pertanto, guardate cosa facciamo adesso, eh. Raga, non va più la tastiera. Dispositivo USB non riconosciuto. Ma è uno scherzo. Un colpo ed è morto. Voglio vedere cosa fa. Ancora vita? Ok, qua c'è una pozione a 50. Abbiamo sicuramente bisogno di un fucile a pompa, ma non sembrerebbero intenzionati a darmelo. Ad ogni modo, le bende sono meglio di una pistolina del cavolo. Spero di trovare il pompa il prima possibile e di liberarmi del lanciagranate che non voglio portare con me. L'RB non è malissimo, quindi possiamo tenerlo ancora per un po'. Dobbiamo andarcene in zona sicura. Eccolo là. C'è un Gundam nei paraggi. È qua sotto. Perché hanno sentito il bisogno di inserire questi robottini del male? Era necessario? Oh, fucile a pompa trovato, ragazzi, siamo a posto. La safe non è lontanissima, quindi possiamo azzardare anche di fare con calma. Oh, è comparso un totem lì. Qua ci sono delle fratture. Dove andiamo di bello? Non lo so, ma lo scopriremo presto. Prendi un punto di vantaggio. Eccoci, subito. Oh, ma ne manco il tempo di volare? Forse questo deltaplano è leggermente invadente. Giusto un pelo. Però è figo, raga, che ci devo fare? Lo devo usare per forza. Oh, ecco qua un amichetto. Forse non ci ha sentiti. Un po' di danno gliel'ho fatto, va bene così. Preso, è praticamente morto. Ciao amico, molto meglio. Stanno provando a cecchinare da lontano. Col cavolo che salgo ancora. Te lo scordi proprio. Dai, 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 che cadi. Morto da caduta. Perfetto, perfetto, ragazzi. C'è uno qua che sta arrivando. Preso un paio di volte. Boia, devastato tantissimo. Mamma, to cosa sono? Ragazzi, sono un serial killer. No. Sta arrivando il Gundam. Sto giocando molto bene in questo momento. Ma non cantiamo vittoria troppo presto, mi raccomando. Quello che mi preoccupa è che il Gundam sta venendo qua da noi. Quindi ci leviamo anche noi dai tre passi. Via, via, sta via. Con calma recuperiamo tutto quanto. Pur di non farlo prendere a nessun altro, ovviamente, si intende. Non mi cecchinate, vi prego. Scar, non male. E sta roba la chiudiamo per sicurezza, però, eh. Il Gundam è là. È esattamente lì. Posso provare a, tipo, cecchinarlo? No. Non si può fare sta cosa. Pensavo di averlo ucciso per un attimo. Sta preparando il salto. Oh no 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 no. Eccoci. Cioè, siete d'accordo che non ha senso di esistere, spero. Mi ha one shottato. Ultima partita e chiudiamo in bellezza questo video, spero. Ad ogni modo, il picco polare regala sempre delle gioie. Avevamo un botto di uccisioni. Peccato per quel Gundam schifoso che ci ha rovinato la partita. Chi se ne frega, ce ne andiamo a Neo Tilted. Anche se Loot Lake è un posto interessante, secondo me, visitare. Troppe cose, dovevano tornare come un tempo, se no non va bene. Quei robot fanno schifo. Come distruggi un robot? Non puoi farlo. Che figata. Non riesco a trovare un dannatissimo fucile a pompa in tutta Neo Tilted. E dai, amico mio, ma che fai? Ma che fai? Ma ti sembra il caso? Ma muori male, dai. Mortale, raga, eh. Ma quanta roba aveva sto pazzo. Questi subito, subito, subito. Questo lo recuperi, questo lo scambi, questo pure. Siamo operativi, raga, eh. Stanno sparando a me, ovviamente. Ah, da dietro. Bene, benissimo. Sai come si fa con quelli come te? Oh, cavolo. Si fa così con quelli come te. Ti spacco in due, ti spacco. Vieni qui, vieni qui. Dove scappi? Ma dove... Boom! Stepney! Let's go! Dammi sto fucile a pompa, che serve più a me che a te che sei morto ormai. Aveva un sacco di materiali il nostro amichetto e va bene così. Comunque non sbaglio un colpo con la K. Sono un cecchino. C'è qualcuno che sta... Ehi là! Non si sa come abbia fatto a ricolpirmi, eh? Non si sa come abbia fatto a ricolpire. Sta arrivando uno, eh. Ma basta. Sparatevi fra di voi. No, no. Madonna, cosa gli ho fatto. Ok,
Lama, 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 il primo lama è arrivato nascosto sotto Tilted Tower. Ma ce l'abbiamo ufficialmente adesso. Let's go. Ho 3000 materiali. Cosa può andare storto? Niente, spero. Ma continuano a cadere robot dal cielo? Ma basta. Guarda cosa ho combinato. Sono caduto di sotto. Mi sono quasi ammazzato da solo. No, no, no. Oh. Morto, l'hanno ucciso. Non l'ho ucciso io, purtroppo. Anche sopra, anche sopra. Ma cos'è? Che storia è? Ok. Veloce. Calmo, calmo. Va tutto bene. Siamo al sicuro. O li massacriamo. No, dov'è il mio scar? Oh mio Dio, no. Ok. Ho perso lo scar. Va bene, ho la R. Non ci ho capito nulla, raga, ve lo giuro. Dai che arriva da dietro. Preso in pieno. Mamma mia. Oh mio Dio. Uela. Ogni volta. Ogni volta. Veloce, veloce, veloce. No! Da dove? No! 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 Hmm.